Dunque avete visto, su consiglio del parroco i due si allontanano, ma poi si riavvicinano. Dottoressa Carlini, com'è possibile che le donne accettino di tornare, come in questo caso, nella bocca del lupo, nella casa dove c'è il loro carnefice? Perché purtroppo il percorso di fuoriuscita dalla violenza è un percorso lungo, complesso, perché la donna in primis si autocolpevolizza, un po' anche come meccanismo di difesa, perché è più facile accettare che è colpa mia, è una mia responsabilità, piuttosto che ammettere che l'uomo che dice che non può vivere senza di me, del quale io sono innamorata, in realtà mi vuole così tanto male. E da lì a questo si associa un processo di giustificazione, di capire quali sono i suoi problemi. Quindi una donna tende ad isolarsi. L'importante è creare intorno a lei una rete di sostegno, di supporto, che l'aiuti in questo percorso. Quindi il messaggio primo: denunciate e parlate, ma denunciate nel senso parlate, comunicate. Perché un primo passo non basta, in realtà. Esatto, perché visto. Anche alla denuncia bisogna arrivare con consapevolezza, perché altrimenti si torna indietro ed è peggio. E quindi è importante che ci sia proprio una rete di supporto. Non si può ancora sentir parlare di trovato un punto d'accordo. Non c'è nessun accordo che si può trovare tra una donna che viene maltrattata e viene picchiata per un posto a tavola. E chi agisce questa violenza nei suoi confronti. Infatti l'abbiamo visto stasera e vediamo che Lucia torna da Giovanni. Dopo l'intervento di Don Bacco e dei familiari, Lucia sembra aver ripreso più sicurezza e incontra nuovamente Giovanni. Seppur vivendo separatamente, i due coniugi riprendono a frequentarsi. Programmano anche di andare in Tunisia, recuperando così quel viaggio di nozze mai fatto. La speranza è che un po' di distrazione e svago riescano a rinsaldare il loro rapporto minato dall'aggressività dimostrata da Giovanni. Lucia, intimorita, chiede a Giovanni di intraprendere di nuovo un rapporto, ma esclusivamente un rapporto che li porti a incontrarsi, a parlare tra di loro, senza la necessità di dover convivere come una normale coppia. La cosa viene condivisa da entrambi, si incontrano, iniziano a frequentarsi, ma purtroppo le cose non riescono a decollare. Ci sono sempre episodi tra entrambi che portano Lucia ad avere, a non smorzare questo timore di fondo. Ed ha cercato anche di ricostruirlo, questo matrimonio da poco contratto, attraverso anche un bellissimo viaggio di nozze che loro avevano fatto in Tunisia. Aveva cercato di far di tutto pur di ricondurre il matrimonio su una via giusta. Evidentemente non c'era riuscita, era troppo diversa lei da quel marito violento che mai avrebbe immaginato di voler sposare, invece era diventato un po' la sua ossessione. Lucia passa due giorni tremendi, questi del suo racconto, due giorni tremendi vicino a lui, in un angolo, impaurita, ha paura che Giovanni reagisca in maniera violenta a questa sua decisione, ormai matura in lei, e le notti sono insonni. L'1 agosto Giovanni viene a mangiare a casa nostra, a casa dei miei genitori, e a fine pranzo, quando i miei genitori si sono allontanati, Lucia lo blocca un attimo e gli dice: io ho deciso di finire qua, di non tornare più a casa. Dunque sembra davvero incredibile, Lucia tenta una riappacificazione con il suo carnefice. Parte per quel viaggio di nozze che non avevano potuto fare a ridosso del matrimonio, ma si rende conto subito che quell'uomo la terrorizza. Ha quasi un presentimento, evidentemente, perché quello che accadrà dopo il suo allontanamento da casa sarà fatale per lei e per la madre. Che cosa succede? Torniamo proprio a quel momento, torniamo al momento dell'omicidio, in cui Giovanni, dopo aver brutalmente assassinato madre e figlia, lava il pianerottolo, si fa la doccia e si dà alla fuga. E a dare una svolta alle ricerche sarà proprio un familiare dell'assassino. Dobbiamo rintracciare suo figlio. Ha provato a chiamarlo? Sì, ora riprovo. È staccato. Andiamo alla centrale. Lei rifletta. Pensi ad un posto dove potrebbe essere suo figlio. Prego.
Il caso si è presentato sin da subito piuttosto lineare e di facile lettura. Anche qui si consideri che dal momento del duplice omicidio, collocabile tra le 11.30 e le 11.51 di quel 2 agosto, è il momento in cui l'autore materiale, Valentino Giovanni, fu rintracciato e arrestato, trascorsero poco più di 3 ore. Sono le 14 quando i carabinieri e Donato, padre di Giovanni, decidono di effettuare un sopralluogo nel magazzino dell'azienda agricola di famiglia. Ed è proprio lì che trovano rifugiato Giovanni, il quale viene arrestato alle 14.20. La cosa che destò particolare perplessità, per alcuni aspetti anche un po' di inquietudine, fu questo silenzio surreale che caratterizzò il comportamento del Valentino Giovanni. Durante tutte le fasi dell'arresto e tutte le procedure di rito non aprì bocca, non facendo assolutamente trasparire nessun tipo di emozione. È stato lei a colpire sua moglie e sua suocera? Lei provava del risentimento nei confronti di sua suocera? Con che cosa le ha colpite? Lei sospettava un tradimento da parte di sua moglie, per questo l'ha aggredita. A me nessuna donna mi ha tradito mai. Mai! È stato portato in caserma, la caserma dei carabinieri della stazione di Canosa, e io avevo appena finito il sopralluogo appunto in sede di omicidio, e quindi ovviamente il pressing è stato notevolissimo da parte mia, ma anche da parte dei carabinieri, perché era talmente evidente, era stato visto da tutti, insomma era stato lui alla fine. Per cui sarebbe stato opportuno che a questo punto confessasse. Si è rifiutato assolutamente di parlare, si è veramente chiuso in un mutismo totale. Ricordo che per cercare di capire se fosse in stato di shock, cosa che sarebbe stata anche plausibile, no? Quindi dopo quello che aveva fatto ci poteva stare anche questo. Io cercai di capire quasi provocatoriamente, chiedendogli se, dando ovviamente per scontato che fosse stato lui, dicendo ma lei ha ucciso sua moglie perché la tradiva, perché era stato tradito da sua moglie, e lì si risvegliò dicendo nessuna donna mi ha mai tradito, assolutamente non è per quel motivo. Quindi io feci questo soprattutto per capire se fosse compos sui, cioè se fosse diciamo in condizioni normali, non in stato di shock. In realtà questa risposta, peraltro perfettamente coerente con la tipologia del personaggio, ci fece capire che effettivamente era lucidissimo e intenzionalmente non parlava. Chi si limitasse a guardare dall'esterno come Giovanni Valentino ha vissuto le varie fasi processuali potrebbe essere indotto a ritenerlo un soggetto distaccato, quasi indifferente a ciò che avveniva. In realtà questo è solo un atteggiamento esteriore, perché all'interno del suo io Giovanni Valentino ha vissuto in maniera sofferta. Parlò quando ci fu appunto l'interrogatorio di garanzia davanti al GIP. Era già stato ovviamente arrestato, aveva già trascorso la notte tra sabato e domenica e lunedì, quindi 2 notti in carcere, e ammise questo, di aver commesso questo duplice omicidio. Tengo a precisare, perché non è cosa di poco rilievo, che non ha mai espresso pentimento e neanche aveva un atteggiamento
particolarmente agitato, molto freddo, ecco, molto freddo. Il Valentino Giovanni rese interrogatorio di garanzia in occasione dell'udienza di convalida d'arresto innanzi al GIP e rispose, non si avvalse della facoltà di non rispondere, rispose e diede una sua versione dei fatti, cercò di attribuire tutto l'accaduto alla condotta, all'intrusione della suocera nell'ambito del nucleo familiare, alla mancata comprensione da parte dei familiari di lui, al discorso della, faceva sempre spesso riferimento alla questione economica, al fatto che si sentiva inferiore dal punto di vista economico e culturale alla di lui moglie. Il movente omicidiario non ha alcuna motivazione economica. Su questo io ho un convincimento ferreo. Il movente omicidiario, lo scoppio della furia omicidia, quel giorno del 2 agosto, va rinvenuta in una, vorrei dire, provocazione per accumulo. Valentino Giovanni, soggetto disturbato, come è stato accertato, aveva diciamo, subito, fra virgolette, una serie di frustrazioni nel rapporto familiare con la famiglia della moglie e le condotte che madre e figlia pongono in essere il primo e 2 agosto diventano la causa scatenante di quella furia omicida.